4 miliardi e mezzo di anni fa, la Luna era un unico corpo di fuoco incandescente generato dalla collisione di un asteroide con la Terra. La palla si è poi raffreddata molto lentamente e, modellata dalla gravità, è diventata una sfera pressoché perfetta e liscia. Una forma mantenuta per circa 200 milioni di anni, ovvero fino al primo tremendo impatto che oggi riconosciamo come il polo Sud-Aitken. Da allora migliaia di bombardamenti piccoli e medi hanno continuato a colpire la superficie della Luna, creando i crateri e bacini che ancora oggi vediamo ad occhio nudo come cicatrici. Oggi atmosfera e oltre, il valore della meteorologia nell'arte della navigazione. Novecento espositori, 1400 barche, 4 padiglioni e 2 marine, questi sono solo alcuni dei numeri del Salone Nautico Internazionale di Genova. Abbiamo in collegamento telefonico con noi l'avvocato Sara Armella, che è presidente della Fiera di Genova e coordinatrice del Salone Nautico. Buonasera e grazie per essere con noi. Grazie per il vostro invito, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ecco, volevo innanzitutto chiederle quali sono le novità principali, perché questo salone avviene tutti gli anni, viene organizzato tutti gli anni, però quest'anno insomma ci sono moltissime novità. Assolutamente, ci sono moltissime novità perché ci sono moltissime novità sull'innovazione, sul design, sulla ricerca, che sono veramente uno dei punti qualificanti del Made in Italy, anche applicato ovviamente alla nautica. Quindi grande spazio per tutto quello che riguarda la ricerca universitaria, il spazio al CNR che collabora con noi durante tutti i giorni della manifestazione con ambiti divulgativi pensati anche per i più giovani, spazio all'Università di Genova e di Miami che si occupano di architettura e design nautico, avremo anche Gaia Olenti al Salone, grande spazio a quello che concerne l'innovazione e la ricerca tecnologica applicata alla nautica, oltre al fatto che avremo in esposizione moltissimi nuovi modelli di imbarcazione, ma anche di strumentazione tecnologica, di accessori, di abbigliamento tecnico sportivo, che sono delle assolute anteprime internazionali. E questo è un aspetto fondamentale anche perché chi va per mare spesso e volentieri ha a che fare con condizioni meteorologiche, non sempre, ma alcune volte può capitare che siano difficili. Quindi è giusto sia avere la strumentazione di bordo adeguata, ma anche essere, per esempio, avere il corretto abbigliamento. A proposito di questo, a proposito di meteorologia, ci sarà anche una sezione dedicata a chi è appassionato e quindi a chi ha la volontà magari di scoprire le ultime tecnologie riguardanti la meteorologia, per l'appunto? Certo, c'è spazio per questo, c'è spazio per presentare tutte le ultime novità del settore, per presentare appunto in anteprima molti nuovi modelli di strumentazione, ci sono simulatori e quindi la possibilità proprio di vivere anche sotto il profilo della tecnologia quanto di nuovo a livello internazionale si sta sviluppando in questo settore ed è un contributo fondamentale per chi va per mare. Ecco, lei mi ha già parlato dell'importanza che voi state dando alla ricerca ma anche ai giovani. Avete organizzato degli incontri, delle lezioni a cui i giovani eventualmente potranno partecipare? Sì, abbiamo un carnet fittissimo, vi invitiamo a visitare il nostro sito internet dove potrete vedere quanto quotidianamente si faccia per la divulgazione, per la ricerca, per l'approfondimento scientifico, pensando soprattutto ai giovani. Partiamo dai bambini piccoli con visite guidate delle scuole al Salone Nautico, al centro lo sport e quindi la possibilità di provare in mare il battesimo della barca a vela, ma anche e soprattutto una serie di incontri mirati con i biologi della Acquario di Genova, con gli scienziati del CNR e con tutta una serie di soggetti che contribuiscono decisamente al tema della sicurezza nella navigazione, alla sicurezza nell'andare per mare, la società di salvamento, la capitaneria di porto, la marina militare, molti altri organismi qui presentano assolutamente con grande capacità di coinvolgere i giovani tutto quello che riguarda una giusta educazione civica e il rispetto per il mare e per l'ambiente. L'ecologia. Perfetto, Presidente, io la ringrazio per questo primo collegamento, in ogni caso ci sentiremo anche nel corso di settimana prossima, noi verremo lì a visitarla, quindi ci collegheremo insieme per vedere proprio e toccare con mano le ultime novità. Grazie ancora e le auguro un buon lavoro, un buon proseguimento. Grazie a tutti, grazie agli ascoltatori, arrivederci. Buongiorno. Arrivederci.
Vi ricordo che il Salone Nautico aprirà nella giornata di domani e sarà aperto fino al 14 ottobre. Quindi trovate anche tutte le indicazioni sul nostro sito internet classmeteo.com. È un evento sicuramente da non perdere. Adesso continuiamo a dare spazio alla meteorologia. Parliamo di un sistema coordinato di metodi e di dati per osservare il nostro pianeta. Guardiamo il servizio. Il monitoraggio del tempo è il primo fondamentale tassello per una buona previsione del tempo. Conoscere lo stato attuale della nostra atmosfera è infatti indispensabile per fornire ai modelli meteorologici informazioni il più possibile prive di errori. Il tutto per evitare la propagazione delle eventuali incertezze attraverso i complessi calcoli matematici successivi. Nel tempo l'Organizzazione Mondiale della Meteorologia ha riunito tutte le fonti di osservazione del pianeta sotto un unico organismo, il Sistema di Osservazione Globale o GOS. Fanno parte del sistema tutte le 11.000 stazioni meteorologiche al suolo sparse dal Polo Nord al Polo Sud e le circa 1.300 stazioni che lanciano palloni sonda in grado di fornire il profilo verticale dell'atmosfera dal suolo fino a circa 30 km di altezza. Infine, ogni giorno 4.000 navi e 3.000 aerei forniscono volontariamente misurazioni meteorologiche di temperatura dell'acqua e parametri atmosferici da tutte le rotte del globo. Tuttavia, il futuro delle osservazioni planetarie sta sicuramente nelle analisi satellitari. Sono attualmente 10 satelliti meteorologici in orbita usati all'interno del sistema di osservazione globale, ma c'è da scommettere che in nemmeno mezzo secolo riusciranno a rimpiazzare gran parte delle osservazioni basate al suolo. Continuiamo a parlare di meteorologia e in questo caso cerchiamo di capire come si diventa un meteorologo. Una settimana fa vi abbiamo annunciato l'inizio di un corso, un nuovo corso di fisica del sistema Terra. Adesso ci colleghiamo subito con l'università, in particolare con il professor Rolando Rizzi per sapere come è andata la prima settimana di corso. Buonasera professore, innanzitutto grazie per essere con noi. Buonasera. Ecco, volevamo qualche notizia. La prima settimana di corso, quanti studenti c'erano e soprattutto qual è stato le sue prime osservazioni, il suo riscontro? Sì, dunque, sono 16 studenti, sono tutti presenti, stanno seguendo molte lezioni anche per capire, per discutere con i docenti quali sono i programmi, per vedere un attimo le scelte per avere più materiale, per le scelte che dovranno fare a breve, perché devono fare un piano di studi che dopo deve essere approvato dal consiglio del corso di laurea. Ecco, saranno studi teorici, ci sarà anche qualcosa di sperimentale, qualche laboratorio, come si sviluppano? Sì, nel primo anno. Nel primo anno c'è una parte teorica, c'è una parte sperimentale con alcuni corsi di laboratorio, quindi diciamo cerchiamo di fare un tipo di insegnamento in cui i ragazzi debbano mettere le mani e risolvere anche dei problemi molto concreti. Ecco, fisica del sistema Terra dà l'idea del fatto che comunque sia un corso che dà la possibilità di approfondire diverse materie. Quali sono gli ambiti di cui vi occupate? Dunque, la laurea in fisica del sistema Terra è il risultato di aver combinato due curricula che erano precedentemente nella laurea magistrale in fisica, quello di meteorologia, fisica dell'atmosfera e meteorologia, e quello di fisica della Terra. Quindi diciamo abbiamo corsi all'interno di un'unica laurea magistrale che coprono un'area molto vasta di quelle che sono le scienze che si interessano al nostro pianeta, che vanno dalla parte più atmosferica fino alle proprietà dell'oceano e alle proprietà e ciò che accade alla superficie della Terra, quindi corsi di geofisica, di vulcanesimo, di sismicità, insomma. Ecco, quindi sono sicuramente sì, delle materie molto interessanti. Questi 16 studenti speriamo che comunque continuino a seguire questi corsi con la dovuta attenzione data soprattutto l'importanza delle materie. I corsi sono già iniziati, le iscrizioni sono ancora aperte, ci si può iscrivere fino a quando, insomma, c'è una data di scadenza? Sì, dunque le immatricolazioni al primo anno dipendono da un regolamento universitario. Per l'Università di Bologna il termine delle immatricolazioni è il 30 novembre del 2012. Si può
e in qualche caso avere delle immatricolazioni tardive fino al 20 di dicembre, con una, bisogna pagare un'indennità di dimora. Per potersi iscrivere, per potersi immatricolare al primo anno di ogni corso di laurea magistrale è necessario una verifica della preparazione, quindi gli studenti debbono spedire della documentazione ad un certo indirizzo di posta elettronica e questa loro documentazione viene valutata da una commissione che decide se gli studenti sono idonei all'immatricolazione. Le prossime scadenze sono per la presentazione di queste domande è il 16 di ottobre 2012, l'ultima possibilità è l'11 dicembre 2012. Tutte queste informazioni sono descritte in un documento che è possibile reperire da web, basta digitare su un motore di ricerca la stringa fisica sistema terra e appare una serie di indirizzi tra cui anche le modalità di accesso alla laurea magistrale fisica del sistema terra e lì dentro trovate un documento in cui dettaglia tutto quello che le persone interessate debbono fare. Perfetto, quindi io invito tutti gli appassionati di meteorologia o coloro che comunque amano queste materie ad andare a visitare il sito per vedere che cosa bisogna fare, soprattutto quali sono le materie che potreste studiare seguendo un corso di questo genere. Io, professore, per ora la ringrazio, in ogni caso ci sentiremo anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane per tutte le novità, perché vogliamo seguire anche il percorso di questi studenti, il loro cammino verso la sapienza e la conoscenza del sistema terra, per l'appunto. Grazie ancora e buon lavoro. E voi. Buonasera. Noi continuiamo a parlare di meteorologia, questa volta però entriamo nel vivo delle analisi, ci colleghiamo subito con il nostro meteorologo Matteo Zanetti per vedere un po' in là nel tempo quel che succederà, perché se l'alta pressione ci proteggerà all'inizio della settimana è vero anche che già è in vista un cambiamento, ce ne hai parlato ieri, ci dai conferma? Esatto Serena, oggi daremo una sostanziale conferma della previsione che abbiamo annunciato nella giornata di ieri. Le piogge autunnali probabilmente arriveranno a partire dalla metà del mese, ma partiamo intanto dall'inizio della settimana prossima, quando l'alta pressione ancora proteggerà il nostro paese. Infatti dopo il modesto passaggio perturbato che avverrà nella giornata di domenica, l'alta pressione continuerà a proteggere gran parte del Mediterraneo occidentale con le correnti sul nostro paese che saranno prevalentemente secche, quindi provenienti dal continente. Provenienti da nord. Possiamo anche vedere questa seconda cartina che ci mostra le piogge previste nella giornata di martedì, ma sono anche rappresentative per tutta la settimana fino a giovedì. Vedete, molto scarse e concentrate sul Regno Unito. Grazie all'alta pressione, vedete che proteggerà gran parte del Mediterraneo, come abbiamo già detto. Ma poi, sul finire della settimana, una vasta zona di bassa pressione andrà a trasferirsi sull'Europa occidentale. Come stiamo vedendo da questa cartina, ecco la posizione di questa bassa pressione farà sì che le correnti sul nostro paese proverranno fresche da nord, ma allo stesso tempo anche umide provenienti da sud-ovest, con il maltempo che andrà concentrandosi soprattutto su gran parte del nord-ovest e le regioni centrali tirreniche. Questa previsione è sicuramente una tendenza, quindi vi invito a seguire le nostre previsioni giorno dopo giorno sul nostro sito classmeteo.com. Immagini sono la testimonianza del fatto che intorno all'orbita terrestre naviga una quantità di spazzatura spaziale davvero incredibile. Pensate che nel 2009 la NASA ha fatto dei calcoli e ha trovato circa 19.000 detriti di dimensione superiore ai 10 cm, ma parliamo di 500.000 detriti nel caso in cui si parli di dimensione tra l'1 cm e i 10 cm. Tra l'altro tutta questa quantità di spazzatura ovviamente rende molto pericoloso anche i viaggi spaziali stessi. Ora vi mostro altre due foto, una scattata nel 2007 nel New Jersey ed è un oggetto di metallo caduto dal cielo che è riuscito a sfondare il tetto di una casa. Gli esperti hanno detto che non si tratta di un meteorite ma di un detrito spaziale che si è ritrovato in queste condizioni a seguito dell'urto con l'atmosfera. Seconda immagine, anche questa altrettanto impressionante se non di più, scattata nel 2003 in Texas, una grossa palla di acciaio caduta in un allevamento di polli e un pezzo dello Space Shuttle Columbia. Quindi questo è un fenomeno davvero incredibile.
incredibile, l'abbiamo approfondito anche sul nostro sito internet classmeteo.com. Continuiamo a parlare di spazio, questa volta un'impresa davvero impressionante avverrà lunedì e sarà condotta da Felix Baumgartner, un austriaco classe 1969, è un paracadutista estremo, da 5 anni si sta allenando per fare un volo che supererà ogni record perché salirà nel giro di 3 ore a una quota di 36.576 metri di altezza per poi buttarsi verso la superficie terrestre e gli esperti dicono che potrebbe addirittura raggiungere la velocità del suono, quindi raggiungerà una velocità pari a 1.193,4 chilometri orari. Ovviamente l'onda d'urto creata dal suo stesso corpo sarà tremenda e per sopravvivere allo shock il paracadutista potrà solo assumere la posizione a proiettile cercando di mantenere sia le gambe che le braccia radenti al corpo. In caso contrario si aprirà un paracadute di sicurezza. Le immagini che vedete sono state ricostruite a computer dalla Red Bull, che è lo sponsor, e ovviamente vi fanno vedere quel che succederà lunedì se tutto andrà bene. Il paracadutista estremo austriaco si butterà sopra il deserto del New Mexico. Seguiremo in diretta questa vicenda sul nostro sito internet classmeteo.com. Visitate il nostro sito internet anche se avete ancora bisogno di previsioni del tempo. Nel dettaglio basta inserire il luogo in cui vivete, il luogo che magari visiterete anche nei prossimi giorni, e riceverete le previsioni del tempo fino a 10 giorni di distanza. Trovate anche tutti gli articoli di approfondimento riguardante clima, ambiente ed energia che noi della redazione di Classmeteo continuiamo a produrre per farvi rimanere costantemente aggiornati. Qualsiasi dubbio, qualsiasi argomento, qualsiasi cosa che ci volete comunicare, basta scrivere una mail all'indirizzo meteo@class.it. Saremo felicissimi di ricevere le vostre segnalazioni, sicuramente utili, e ovviamente pronti a rispondervi. A me non resta che darvi appuntamento a lunedì. Vi auguro un buon weekend innanzitutto. Noi ci vediamo come sempre alle 17:10 per parlare con Prometeo di tutto ciò che riguarda il nostro pianeta. Nel frattempo vi auguro anche una buonissima serata con la programmazione di Class TV MSNBC. Ci vediamo lunedì. Pensa che cosa potrebbero fare 170 milioni di persone. Questi sono i clienti che IKEA attira in tutto il mondo ogni anno. Apportare piccoli cambiamenti allo stile di vita, come cambiare una lampadina, rende più leggeri per l'ambiente e più leggeri per il portafoglio. Lunedì con Prometeo, IKEA ci parlerà di case sostenibili.